Francesco Bacchieri, mitico Channel, Foggia Calcio Mania. Niente, ascolta, nel mio commento ho detto che quando sei entrato in campo, credo che pochi tifosi avrebbero mai immaginato che avresti tolto le castagne dal fuoco a questa squadra, in una partita così difficile. Hai fatto un gol fantastico, uno dei più belli che abbiamo visto a Foggia quest'anno. Ecco, quanto è importante per te questo gol, per il proseguo del tuo campionato? Visto come è stato anche festeggiato dai compagni in questa maniera così importante, quindi era determinante per te segnare. Quanto è importante per te il gol in questa partita e per il proseguo del tuo campionato? Oh, importantissimo, Tantissimo. è un fatto piacere il calore dei miei compagni, perché comunque con i miei compagni ho un bellissimo rapporto, siamo un bellissimo gruppo. E non ti nego che fino a ora fare un uscito era la possibilità che andavamo a giocare, però io da professionista voglio onorare questo impegno fino in fondo. Oggi sono entrato 30 minuti e ho fatto questo bel gol e vediamo se cambiano le cose. Io qui sto bene e spero di togliermi tante soddisfazioni di qui alla fine del campionato. Va bene, allora senti, era una partita per il Foggia determinante perché per la prima volta forse contavano i punti perché saremmo arrivati vincendo terzi in classifica da soli. Quanto ha contato questa importanza, questa emozione per un primo tempo che, parliamoci francamente, il Foggia ha giocato molto contratto, non voglio dire malissimo, ma insomma male, facendosi dominare dall'avversario. Quanto è contato questo, intanto la pausa, quanto ha pesato su questa prestazione del Foggia nel primo tempo e soprattutto l'importanza della gara? Forse per la prima volta sentivate l'importanza della gara? La pausa ci ha permesso di lavorare, ci siamo allenati anche discretamente bene in questi giorni e sapevamo di trovare un avversario forte, un avversario che probabilmente è al nostro livello. E una partita, abbiamo subito un po' l'avversario, forse all'inizio non ci aspettavamo neanche questa loro partenza così a 2000, però poi il secondo tempo credo che siamo entrati in campo con un altro piglio, abbiamo dimostrato che non siamo inferiori alla Juve Stabia, così come alle altre squadre che abbiamo affrontato finora, e abbiamo raggiunto questo pareggio che per noi è determinante. Sì, poi speravamo nella vittoria perché, come dici te, potevamo staccarci da questo gruppo, arrivare e essere per questa settimana terzi da soli in classifica. Però diciamo che siamo rimasti lì, non abbiamo perso, stiamo facendo tanti risultati utili consecutivi e dobbiamo continuare così, anche se non giochiamo bene, riuscire a portare punti a casa. Volevo sapere l'emozione che hai provato nel segnare il gol allo Zaccheria di stasera. Una bella emozione, perché poi, sai, quando giochi pochi minuti è bello, no? Risolvere a favore una partita, no? Anche se è valso solo un punto, però sono contento perché mi sono fatto trovare pronto, ci tenevo tanto e in un momento delicato anche personale, perché comunque siamo insomma, mese di gennaio, un momento particolare. Però sono contento, sto lavorando tanto e oggi sono tolto questa soddisfazione e sono molto contento.